Buonasera amici ascoltatori, benvenuti al Moontalk nella rubrica Jurassic Parma, che parla quindi della storia di questo Parma Calcio che rinasce, quindi rinizia il suo piccolo percorso verso il calcio dei grandi. Siamo qua oggi con Andrea, che sono io, e Francesco in regia, che saluto. Tutte e due in tenuta Ciao. invernale perché è arrivato l'inverno e giustamente ci ricominciamo a vestire bene. Insomma, beh, tu sei vestito un po' peggio, Beh, io, se vuoi, è casa mia, cioè, va come devo bene. vestire? Il titolo della puntata di oggi è Baraje e Longobardi come Insigne e Higuain, un titolo ovviamente che è una provocazione, però è un parallelismo che a me personalmente sembra abbastanza azzeccato. Infatti forse Francesco non sarà d'accordo, però Ma non ci vedo niente di paragonabile. guardando la partita del Parma contro la Correggese e quella del Milan contro Napoli, mi è venuto un po' questo parallelismo. Infatti Insigne è un po' il nostro Baraje praticamente, perché Baraje è il giocatore di classe, il giocatore che deve comunque concentrarsi, deve essere al servizio della squadra per fargli fare il salto di qualità, mentre Higuain è sempre un giocatore di grandissima qualità, Il però è il bomberone. bomberone che deve essere comunque, deve creare spazio per i giocatori, favorire gli inserimenti e stimolare tutta la squadra e quindi dare ritmo alla fase offensiva. E stessa cosa per noi e Longobardi. E i due giocatori devono dialogare insieme per quindi portare a un bel gioco che diverta e quindi porti dei risultati. È un parallelismo che secondo me è abbastanza azzeccato. Io vi chiedo anche cosa ne pensate di questo parallelismo, ovviamente con le dovute proporzioni, perché parliamo di Serie A e di Serie D. Però Baraje e Longobardi possono essere gli Insigne e Higuain della Serie D, secondo me. Francesco, tu non sei d'accordo con questa cosa? No, non penso. Però mi dicevi prima, sei d'accordo col fatto che la Correggese Correggese sta è al Milan, paragonabile al Milan in questo periodo. Va bene, va bene. Passiamo a un altro, cambiando argomento, è successo un fatto importante. Domenica, prima della partita, è stata inaugurata la Lounge, che è una sala bellissima, sorta più o meno nella zona in cui c'era l'Emporium un tempo, ed è una zona riservata ai soci di Parma Partecipazioni Calcistiche, dei cui presidente, insomma, è simile a Gianluca, cazzo. Ci assomiglia un po', no? A Ruggero. A Ruggero, ci assomiglia a Corrado Cavazzini. Gianluca, Un po' sì. cazzo. Vabbè, comunque è stata inaugurata questa sala che è riservata ai soci di Parma Partecipazioni Calcistiche, quindi a ogni socio che abbia comprato almeno 500 euro, quindi una quota del Parma Calcio, e ognuno di questi soci prima della partita potrà andare in quest'area e godersi questa sala d'aspetto conviviale prima dell'inizio della partita. In collegamento con noi dallo stadio Tardini c'è Simone Occhi, che ha intervistato, quindi con grandissima disponibilità, e ringraziamo Sandro Squeri, l'amministratore delegato di Parma Partecipazioni Calcistiche. Linea a te, Simone, vediamo insomma cosa hai da dirci. Ciao Andrea, ringraziamo ancora il direttore Gabriele Maio per averci dato la possibilità di intervenire nel tuo giornale online. Sono qui in compagnia dell'amministratore delegato di Parma Partecipazioni Calcistiche, Sandro Squeri. Giornata importante oggi per Parma Partecipazioni Calcistiche per due motivi. Uno, inaugurazione della nostra Lettera d'Ange all'interno dello stadio Tardini in pieno terra. Secondo, perché abbiamo presentato il nuovo logo che accompagnerà la nascita di questa seconda società, non di minore importanza rispetto al numero 1. Sandro, un grande successo di pubblico, tanti soci hanno accettato il nostro invito ad essere qui oggi all'inaugurazione e direi che il risultato è stato. Sì, siamo molto orgogliosi di questa giornata, era quello che noi onestamente speravamo e ci contavamo, su questo consenso di pubblico da parte dei tifosi, degli sportivi di Parma, ma soprattutto dei nostri soci che per la prima volta hanno una loro casa all'interno dello stadio. Questa è una cosa di cui tutti noi dobbiamo andare orgogliosi. Quindi è un diciamo così, non è tanto per la bellezza della sala o dello spazio a disposizione, quanto per il significato che all'interno dei Tardini c'è anche la casa dei tifosi. Questo è la dice lunga su quelli che sono i nostri programmi. Questo è solo l'inizio. Oggi, come tu sai, abbiamo distribuito le tessere, molti non sono riusciti a venire perché sono veramente tante, quindi gente che era fuori, gente che lavora, che hanno comunque la possibilità che di andare avranno nei prossimi match a prossimi, casa ci sarà sempre, come tu ben sai, i banchetti a disposizione per il ritiro. Poi da 10 giorni a questa parte abbiamo un ufficio all'interno dello stadio, un ufficio ufficiale, con una nostra referente che, diciamo, parlerà di alcuni collaboratori per star dietro a tutte quelle richieste di informazioni, di nuove adesioni che continuano tutti i giorni ad arrivare. Questo è. Da tutte le parti del mondo, ricordiamo, perché abbiamo preso veramente un giro ampissimo. Abbiamo 39 paesi rappresentati in questo momento, quindi per voi deve essere una cosa che va al di là dell'orgoglio, deve avere proprio un significato particolare.
Ok, ti ringraziamo e quindi è stata una bella comunque iniziativa, un bel modo per coinvolgere i soci di Parma Partecipazione Calcistica, essere sempre presenti allo stadio e quindi di partecipare attivamente anche alla vita sportiva di questa squadra, non solo economicamente come hanno già fatto, e infatti invitare anche nuovi soci a partecipare, quindi a fare parte di questo bellissimo progetto. E passiamo invece adesso proprio alla partita. Parma-Correggese, una partita in cui il nostro inviato Francesco invece era presente allo stadio. Ci puoi dire come ti è sembrata la partita? Se insomma hai avuto qualche bella impressione, qualcosa magari da sottolineare che non è andato bene? Vincere è sempre divertente. Vincere è sempre divertente, c'è da dire, sì, è vero. Sì. La squadra comunque si è mossa bene fin da subito, secondo me ha avuto è entrata in campo col piglio giusto, determinata a vincere. Sì, ricordiamo sì. Che il Parma veniva da una prestazione, insomma, c'è metà e metà contro il Mezzolara in campionato, quindi doveva riscattare una brutta prestazione sportiva. Ecco, se non altro, è finita col pareggio quella partita lì, però comunque non è stata comunque una bella prestazione. È entrato in campo col piglio giusto, secondo me. Cos'altro vuoi dire, Francesco? Ma cioè, solamente come queste solite cose, la squadra è superiore alle altre. È sembrata subito superiore, secondo te? Sì, poi ovvio che non vuol dire che sia superiore, comunque domina tutta la partita. Ovvio che gli avversari cercano ci sono. E poi nel momento in cui la molla un attimo, chi è più non talentoso, ma chi è più preparato, poi vince. Quei 10 minuti in cui sono fatto 3-4 gol, 3 gol, insomma bastanti. Ok, quindi quando il Parma comunque gli si dà spazio diventa devastante, sì, come sì, formazione, sì. Insomma l'impressione è questa. Formazione correggese strana, perché insomma si pensava che potesse fare un campionato migliore, sta facendo veramente delle brutte figure, ha appena cambiato il mister, aveva voglia di fare bene, si è visto che c'era voglia di impressionare, però purtroppo non è ancora riuscito a esprimere il calcio che vuole appunto esprimere. Passiamo quindi alla tabella dei top e flop. Top e flop, anche oggi fare la tabella dei flop su un 5-1 è veramente una cosa da assassini. Sì, però continui a volerla fare, però noi continuiamo. Infatti, come avete visto, si è aggiunta una piccola barra nella tabella che è sufficienti, ma possono fare di più, ma niente di più. Passiamo subito ai flop, ai top, scusatemi, a Baraglie. Passiamo a Baraglie, il migliore in campo, c'è da dire, senza ombra di dubbio. 3 gol bellissimi, uno più bello dell'altro. Un giocatore che, come abbiamo detto prima, sta cominciando a entrare nella mentalità di questo Parma, sta cominciando a rendere come vorrebbe, come gli sia richiesto visto la classe che ha. È un giocatore che comunque rispetto agli anni scorsi, alle prestazioni che forniva negli anni scorsi, sembra avere svoltato, forse per la qualità generale della rosa, forse per l'atteggiamento del Parma che è più propositivo, più votato all'attacco, però comunque sembra rendere abbastanza bene. Quali sono le tue impressioni rispetto a Baraglie? Beh, solamente di qualità superiore, classe 92, ha detto che vuole arrivare fino in Serie A col Parma, quindi speriamo glielo auguriamo, cosa dici? Sì. Però non si deve montare la testa, perché no. La cosa fondamentale per questo giocatore è che sia concentrato per rendere al meglio. Abbiamo anche Longobardi è il mio giocatore idolo della curva, ormai. Si vede che ci tiene lui, ci tiene un sacco, sacrifica, fa il suo lavoro, insomma. Ottimi lavori di sponda anche da parte di Longobardi, lavora tantissimo per la squadra e è riuscito anche ad arrivare al gol di determinazione, è arrivato un po' in maniera fortunosa, ma comunque l'ha cercato con tutto se stesso. E soprattutto la cosa bella di Longobardi è proprio che si riconosce la sua voglia di giocare, di segnare, quando poi va a esultare davanti alla curva. Regala insomma queste emozioni di altri tempi, di questo calciatore che impazzisce di gioia. Sì, beh, bellissimo. Abbiamo parlato insomma del nostro programma che si chiama Jurassic Parm, lui è il vero Jurassic Bomber, secondo me, perché è il vero bomber d'altri tempi, quello proprio che si mette a disposizione della squadra, segna, grande forza di volontà e magari non tantissima classe, ma volontà di segnare, ecco. Il terzo top, voi mi potreste dire una partita finita 5-1 cosa mette a fare un portiere, ma però, secondo me è molto importante invece il lavoro che sta facendo Zomers in questa squadra. Mi ha impressionato specialmente nelle uscite, nell'ultima partita, perché riesce ad allungarsi con un'abilità quasi femminile. È strano, proprio qui, cioè, in un campionato in cui i portieri non fanno la differenza, esatto. Tutte le squadre che ho visto, i portieri, cioè, sono abbastanza, sì, senza, non voglio offendere nessuno, però è uno che sta in porta e sei, no vabbè, sì. Comunque si vede la differenza, di qualità. E questo portiere è veramente buono, devo dire, lo sono andati a trovare un po' lontano, però comunque è stata una bella scelta e mi ha impressionato per come riesce a allungarsi, per l'attenzione che mette durante tutta la partita e insomma anche per questi interventi per di personalità, insomma, fa certe parate che altri portieri di Serie D lo sognano, ecco. Cioè, insomma, l'ho visto farle, insomma. Ha quasi anche rischiato di parare a rigore, c'è da dire, quasi. Sì, si è coricato in modo molto lento, secondo me non c'aveva voglia di prendere. No, ma dai, no, ci ha provato. Però comunque è stata una bellissima prova. E i flop, l'unico vero flop forse è Luca Caccioli, che non mi è piaciuto tanto. Francesco, ti è piaciuto? Ma fa sempre il suo lavoro, poi ha provocato quel rigore in modo stupido. Sul rigore un difensore esperto come lui non può cadere in queste trappole, probabilmente si ha tirato giù l'attaccante in maniera veramente stupida, però quando bastava tenerlo fermo.
da perdonare, insomma. Sì, poi fatto il resto della partita l'ha giocata molto bene. Sì, l'ha giocata bene, sicuramente. E, un giocatore da cui però ci aspettiamo sempre a un certo livello, non può avere queste cadute di stile. E, Enrico Boni, mi ricordo, in Calcio e Calcio, dice che Caccioli fa molte cacciolate. Però in realtà ha fatto una cacciolata, non ne ha fatte tante. E, poi il secondo flop, che come potete vedere è un 6 meno, è Marcello Sereni. Marcello Sereni è entrato in campo a partita praticamente già finita, però sembra che abbia sempre tantissima voglia di fare, ma non riesca mai ad esprimere il suo potenziale. È anche questa la tua impressione, Francesco? No, fa il suo ruolo, secondo me. Secondo te invece no? Tu sei un estimatore di Sereni. Ma no, fa quello che deve fare, cioè, né più né meno, ma... Ok, quindi vabbè, mi stai dicendo che non è vero. Terzo flop, non è un flop, è un 6, è Giacomo Ricci. Giacomo Ricci che questa partita non ha reso come le altre, a differenza delle altre. Nelle altre partite era il giocatore che faceva un po' la differenza, in questa partita ha fatto il giocatore normale. E quindi l'abbiamo messo nei flop per dire... cos'è successo? Perché non sarà stanco, ovviamente stanco per una domenica, sì, è parso stanco, può succedere una partita in cui non rendi magari come un fuori classe, il giocatore comunque non si discute, o può essere magari che i calciatori avversari comincino a prendere le misure a questo giocatore, magari adesso si comincia a conoscerlo e quindi cominciano a prendergli le misure e quindi è richiesto ancora maggiore impegno, quindi forza Giacomone, siamo tutti con te. Sempre a proposito della partita, sono arrivate anche qualche intervista da parte, insomma, sempre del nostro amico Simone, che nel frattempo, mentre era con l'amministratore delegato, gli ha chiesto anche: ma secondo te com'è andata questa partita? Come ti è sembrata? E sentiamo un po' cosa ci dice. Di oggi Casellino Pentardini, direi come sempre le grandi conferme soprattutto del centrocampo e dell'attacco, che con il nuovo arrivo di Varaghe, questi nuovi giovani, sta comunque dando tanti conferme. Sì, poi secondo me io le ho viste tutte, quelle amichevoli, mi sono fatto una chiara idea. L'esperienza che posso dire è che abbiamo anche una panchina di secondi differente, una panchina di grande valore, visto che a partire di Coppa Italia alcuni elementi effettivamente poi non sono usciti in campo, ma che danno si può avere grazie per il futuro. Che dire, sono convinto che la palla non sia ancora rodata al 100%, quindi abbiamo ampi margini di miglioramento. Della Torregese dicevano appunto che il livello si è notato, livello si è notato, mi hanno dato indicazioni sulle altre squadre che loro hanno già incontrato, c'è questa incognita fuori, insomma tutto sommato non dovevamo certo farsi qualità con fuori, insomma il nostro obiettivo deve essere chiaro, insomma dovremmo. Signore in campo, io direi anche tu confermerai Baragliera, veramente un giovane strepitoso, direi assist, gol, prende proprio in mano la situazione partendo dal centrocampo in poi, sembrava una melodia a senso unico. Devo dirvi che a conferma di questo, parlando con alcuni tecnici che seguono la squadra da vicino, da Lorenzo Minotti allo stesso mister, anche a passare il settore giornalino come Fausto Pizzi, ve lo ripeto chiaramente, questo era un elemento di valore non comune. Quindi un lusso per una categoria come la serie di punti, ce l'abbiamo, ce lo teniamo e chiaramente se succederà quello che noi speriamo, possiamo le dita, ci potrebbe essere di grande supporto, di grande aiuto. Grande conferma, come sempre il centrocampo veramente di livello sopra la categoria, il centrocampo veramente il binomio dei giovani con esperienza si è notato come sempre. Noi non ci dobbiamo nascondere e neanche dobbiamo fare gli ipocriti. Cerchiamo di avere una squadra, una struttura, una società con ambizioni, con possibilità e una struttura di altra categoria. Quindi è giusto che i nostri tifosi, diciamo i nostri sostenitori lo sappiano. Ci aspettiamo chiaramente un certo risultato, siamo tutti qua per lavorare insieme per un unico fine, quindi siamo consapevoli della nostra forza, non ce lo dobbiamo nascondere. Ringraziamo ancora Andrea Concari per averci invitato a esporre la nostra opinione per il match odierno e vi aspettiamo alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.
E io ti contro ringrazio Simone, è stato veramente un grandissimo lavoro e io spero di poter ancora usufruire del tuo contributo direttamente allo stadio, come anche del contributo di Francesco, che seguirà insomma i vostri commenti, insomma di voi ascoltatori, chiunque voglia esporre il suo commento allo stadio lo troverete in Curva Nord, Francesco, e sarà sempre presente lì quasi ogni partita, insomma dipende, insomma, se a meno che non deve andare a mangiare dalla nonna, ma vabbè, queste sono altre cose. E, prossimo avversario, passiamo direttamente al prossimo avversario, il Parma domenica prossima affronterà la Clodiense, formazione di Chioggia, che giace ultima in classifica a 3 punti, che però viene da un bel pareggio contro il Forlì. Forlì una delle formazioni che lotterà per vincere il campionato fino all'ultima giornata, sembra, ovviamente sembra che il Parma non lo ammazzi prima questo campionato. Ha perso però 5-1 con l'Alto Vicentino, quindi una formazione che non si sta esponendo al meglio, ma che l'anno scorso ha fatto molto bene. Infatti dell'anno scorso possiamo ricordare un 5° posto nel campionato di Serie D, per adesso non si è ancora espressa al meglio, quindi il Parma andrà a casa a Chioggia con l'idea di vincere, di far bottino pieno. A disposizione dei tifosi ci saranno 500 biglietti a 12 euro ciascuno, la vendita sarà dalle 15 alle 19 in Palazzina Maria Luigia, insomma la solita palazzina dove si comprano i biglietti delle trasferte, nella giornata sia di giovedì che di venerdì. E sempre parlando di prossimi avversari, a Brescello si disputerà la partita contro il Lentigione, perché si è ottenuto l'ok per lo scambio dello stadio, infatti non si giocherà più al Levantini ma al Morelli, con 4.000 posti a sedere, si prevede anche qui tutto esaurito, magari riusciamo a fare anche noi questa trasferta, Francesco, cosa ne pensi? Sì, ci mettiamo lì, magari sì. Quindi male. 4.000 posti a sedere, si prospetta insomma una bella partita con tantissima presenza da parte dei tifosi del Parma. Per il Moontalk è tutto, da Andrea e Francesco è tutto, buona settimana e fate i bravi, perché vi guardo, state attenti. No, I don't think so.